Piace, eh? Ragazzino l'ha vista, si è girato, ha fatto che bomba. Come? Ha smesso di piovere? No raga, devo uscire subito con la 1. Ma che lusso. Bon, dai, prima che ricominci a piovere raga, ci facciamo un giretto velocissimo su Audi A1 Sportback S-Line Edition 1. Accendiamola subito. Oh mio Dio. Senti che suono. Dai, andiamo. Tanto vi elenco così, per curiosità, gli optional di questa Audi A1 Sportback. E appunto, trovandosi nella versione Edition 1, è davvero pazzesca, cioè una versione pazzesca che non conoscevo neanch'io. Vabbè, a parte gli attrezzi di bordo, il crick e tutto quanto, questa è con Audi Connect Navigation, ha il virtual cockpit, bellissimo, a colori, veramente veramente fico. I cerchi in lega da 18 pollici a 5 razze, raga, fan paura veramente, cioè, pacchetto luce diffusa in LED, sistema di navigazione Audi Connect. Dobbiamo fare piano qua raga, i dossi bisogna farli veramente piano perché questa è preziosa. Poi c'è il volante a 3 razze in pelle, diverse finiture in pelle, e poi vabbè questo schermo touch fantastico da cui si può gestire tutto l'infotainment, connettere il dispositivo, effettuare le chiamate e quant'altro. Strabello perché si può vedere anche il meteo, ti dà anche le news, ci sta una cifra. È veramente veramente una bombetta. Poi da noi la trovate come sempre a un prezzo eccezionale. Per verificarlo basta andare su rattiauto.com. Mi piace, eh? Ragazzino l'ha vista, si è girato, ha fatto che bomba. Che poi in realtà è più o meno la reazione che ho avuto anch'io quando è arrivata in showroom, però vabbè. Ma voglio semplicemente vedere appunto quanto spinge questa 1000 di cilindrata, 95 cavalli benzina, TFSI. Cioè raga, sono ancora praticamente partito, cioè già in prima stava volando. Dai, vai, andiamo, anche in mezzo in salita. Mamma mia raga, va che è una meraviglia. Prendiamo la retro, c'è i sensori di parcheggio, bomba. Bombissimo. Facciamo inversione e ultimiamo qui il giro veloce. Molto veloce. Forse per me, guardate, ma terrei anche per tutta la vita, ma non si può. Purtroppo ci dobbiamo già abbandonare, ma forse è meglio così prima che si rimetta a piovere e rischiamo di bagnarla di nuovo. Come sempre le cose più belle finiscono subito. Tristezza. Però sono davvero contentissimo di averla provata. Torniamo dentro che fa veramente troppo freddo.